Ieri a Cismon fanno un piccolo mercato, però c'era un banco solo perché gli altri dovevano fare il giro per la Feltrina, cioè gli sci a lunga di 50 km, non vale la pena. La Val Brenta comincia a pagare a caro prezzo la frana che paralizza statale e ferrovia. Fuori dalla stazione di Bassano, pendolari e viaggiatori occasionali attendono i bus che rimpiazzano i treni cancellati a tempo indeterminato. Devo andare a Trento io. Aspetto anch'io l'autobus per la prima volta. Il mio viaggio è iniziato così, quindi speriamo che vada sempre meglio. Diventa un po' un'odissea. Sì, diventa un po' un'odissea. Viaggiare in bus non è come viaggiare in treno, chiaramente, a livello di come ce lo si sente, ecco. È un grosso disagio, mi perdo delle ore e comunque speriamo che sistemino il più presto. Quanto si allunga il tragitto per colpa della frana? 20 minuti di sicuro, come i tempi. È Sono disagi grossi per voi? abbastanza, perché tante volte se si incrocia tra camion o un altro pullman è un po' un problema con la stradina che si fa. Col bus di SVT ci siamo incontrati spesso con altri bus delle ferrovie dello Stato, appunto sostitutivi del treno, e non è semplice, anche perché ci sono bilici che lo stesso transitano sulla strada perché devono andare nelle fabbriche della Val Brenta, e quindi il blocco del traffico è notevole. Il bus per Trento si ferma qua dietro, ha scritto su un cartello l'edicolante, sommersa dalle richieste di informazioni. Mancano indicazioni chiare, ma soprattutto certezze sui tempi di percorrenza e sui possibili ritardi. Adesso dico un quarto d'ora, 20 minuti, ma lunedì un'ora. E venerdì pomeriggio mi è capitato di prendere il treno alle 12:25 che arrivava e ripartiva per Trento, è stato quello che è crollato. Me ne sono stata 4 ore che qualcuno venisse a reperirmi. Chi ha appuntamenti da rispettare, cartellini da timbrare, lezioni da seguire, non può fidarsi. Questo crea dei disagi anche per i lavoratori d'altopiano, quindi la scelta anche del sindaco di aver chiuso il traffico alle auto, secondo me è stata una scelta ponderata. Sicuramente creerà dei disagi, ma la gente che potrà fare il giro largo, spero la possano fare.